Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Benvenuti, siamo su Se ne parla al bar, siamo su Radio Day, non ci dimentichiamo, anche sempre. Stamattina terza puntata, la prima settimana di Se ne parla al bar, siamo felicissimi, dalle facce sembra... un po' più bravi, bravi, perché dalle facce insomma è via al weekend, quindi siamo contenti e siamo contenti anche di stare in diretta al Cafferino. Siamo qui in Via Mola Vecchia a Frosinone, ormai lo sapete, ci avete chiesto, state guardando sulla pagina Facebook del Cafferino i manicaretti che si preparano qui ogni giorno, il caffè, ci sono Naomi e Luana che ci guardano dal loro bancone con il sorriso di tutte le mattine, siamo molto felici. Buongiorno. Alessio, buongiorno. Buongiorno a te. Come stiamo stamattina? Bene, bene, finalmente è venerdì. Oggi puntata ricca. Sì, molto ricca, molto veloce. Oggi puntata ricca perché tu ci delizierai anche con la rubrica per tutti gli sportivi e non, così anche per chi non è proprio... Con due grandi ospiti, con due grandi ospiti. Che... rimaniamo nel mistero per gli ospiti che ti accompagneranno nella rubrica sportiva. Io saluterei il nostro lavoratore. Buongiorno, sei già all'opera come sempre. Sì, sì. Luca, buongiorno. Come stai? Benissimo. Lui è sempre molto placido, sempre molto. Ci crediamo quando dice benissimo. Già nel mio mondo. Perfetto, ti lasciamo nel tuo mondo, io passerei la parola. Ci sei mancato, ma proprio tanto. Tutti i commenti della diretta scorsa ci hanno detto: ma Alfredo dov'è? Alfredo dov'è? Io ho detto: era andato a comprare il libro di Silverio, infatti è tornato. Sì. Che l'ha comprato? L'ho comprato, sì. L'ho letto già un bel po'. Salutiamo Silverio, ringraziamolo. Ringraziamo del suo intervento. Perfetto. Io passo, non per importanza, ma semplicemente per posizione, a Pompea. Buongiorno Pompea. Buongiorno a tutti. La nostra diva. Grazie per la diva. Il dolce di mercoledì è stato apprezzatissimo, è stato riprodotto. Da tutti tranne che da te, diciamolo, sottolineiamolo, l'abbiamo messa in punizione oggi, niente ricetta, ma lei giustamente ha avuto un'idea spettacolare perché dall'alto della sua saggezza ci delizierà con un'altra chicca, con un'altra cosina, non svegliamo, va bene? Una piccolina, perfetto. Allora io inizierei Alessio con i ringraziamenti, perché davvero in questi giorni ci avete inondato di complimenti, di apprezzamenti, io me li sono anche segnati. Allora, intanto tutti gli studenti universitari che durante la loro mattinata di studio ci hanno detto che guardate ci fate molta compagnia, grazie, fatelo tutte le mattine, quindi c'è una richiesta molto assidua di portare Se ne parla al bar da tre volte a settimana tutte le mattine, vediamo perché qui c'è Pompea che decide, non decidiamo noi. Salutiamo Gianmarco da Londra perché noi siamo anche abbastanza international, salutiamo Davide, un bambino che ci segue quando però torna da scuola, si rivede la diretta. Natale da Roma, ringraziamo tutti, davvero tutti, Gianluigi che ci segue sulla frequenza 97.6 di Radio Day, anche se è al lavoro. Insomma ci dice che riesce. Facciamo tanti auguri anche a Maddalena che ha compiuto 2 giorni fa il compleanno, siamo un po' in ritardo Maddalena, ma ti mandiamo un bacione grande. Bene, io direi che io riprendo oggi un attimo fiato, per oggi può bastare perché abbiamo detto c'è una puntata ricca con grandi ospiti, ospiti che sono qui pronti e scalpitano, io li vedo. Allora io direi Alessio, tu ti caccio. Tanto ti devi prendere il caffè, ti caccerei e caccerei anche di Alfredo, guarda un po', ci vediamo dopo. Ve ne andate. A dopo. Allora, io inviterei i signori ospiti al tavolo di Se ne parla al bar. Buongiorno, diamo, io scalo perché siamo in tanti oggi, se l'avete capito siamo in tanti, mi metto vicino al nostro fumettista. Non sbircio. Scaliamo così anche la Presidente. Sì, prego. Prego. Allora, Luca, tutto bene?
Bene, vedere il tuo lavoro da vicino è sempre piacevole. Allora, cosa abbiamo oggi? Cosa abbiamo oggi? Io sono molto felice, soprattutto dell'entusiasmo che questa associazione, di cui presto insomma, parleremo, ha dimostrato quando ha saputo di dover venire a trovarci e di dover parlare della loro attività, che è un'attività coraggiosa. Io l'ho detto, l'ho ripetuto in questi giorni, ci vuole coraggio a fare del bene, io dico sempre questo, chi fa del male è un po' più vigliacco. Sul tavolo se ne parla al bar, abbiamo il calendario e così possiamo anche scoprire un po', anche se ancora non l'ho detto, chi c'è oggi ospite. C'è l'Avis comunale di Frosinone. Buongiorno. Ecco il microfono. Buongiorno Mario Rossi, vicepresidente vicario di Se ne parla, sì, di Se ne parla al bar. Oggi è il weekend. Bene, posso poggiare regia il calendario? Vicepresidente dell'Avis. Mario, le tue attività sono innumerevoli, la tua militanza oltre 30 anni da donatore, poi 8 anni da presidente, ora vicepresidente vicario, ti batti appunto affinché le iniziative dell'Avis abbiano una risonanza degna di nota. Io voglio salutare tutto il tavolo per poi ritornare da te. Buongiorno Emanuela. Buongiorno. Passiamo Mario il microfono ad Emanuela, così ci saluta anche lei. Buongiorno a tutti. Buongiorno Emanuela, tu sei invece una volontaria, sì. Sei una dei giovani di Frosinone che da anni, io ti conosco anche personalmente, non esiti mai ad invitare, no? Ad invitare le tue, esatto, conoscenze nell'attività, no? che tu fai da tanti anni. Adesso poi ci spiegherai un pochino. Passo direttamente al presidente dell'Avis comunale di Frosinone, Filomena Ceccarelli. Buongiorno presidente, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, ripartiamo da Mario, perché stamattina è venuto qui al Cafferino, abbiamo preso un caffè insieme e mi diceva, mi raccontava di un'emergenza. Se vi ricordate, per chi ha visto la puntata di mercoledì, abbiamo parlato di una strana zanzara tigre, la cicungunia, io poi non so ancora come si pronuncia, ma diciamo che ci siamo capiti, e parlavamo di un timore, no, diffuso. Capiamo meglio, perché mi dicevi che c'è un'emergenza donazione riguardo proprio la presenza di questa zanzara tigre. Parlaci un po' dell'emergenza e cosa si può fare. Allora, l'emergenza a Frosinone diciamo che ha preso piede vivamente nel centro trasfusionale e ci hanno mandato un appello proprio ai cittadini a sensibilizzarli a donare, proprio perché questa virulenza, questo virus che è scatenato appunto da queste zanzare nella zona di Anzio e Roma presso la ASL Roma 2, però ha avuto un effetto quasi mediatico. E per cui la gente, magari pure quelli che non abitano da quelle parti, si sono sentiti un po' tutti intimoriti e quasi si è avvertito una sostanziale caduta delle donazioni. Questa è una delle difficoltà quando ci sono queste diffusi. C'è proprio un appello proprio specifico, sì. Se poi permettete, una volta che io lo leggo, sono minuto di lettura. Prego, Mario. E vi rendo i dotti. Allora, ci dice il centro trasfusionale: in seguito all'emergenza relativa ai casi rilevati a Roma del virus chikungunya, che ha portato ad una drastica riduzione delle donazioni di sangue, per assistere tutti i pazienti che attendono la terapia trasfusionale necessaria per terapie, leucemie, talassemie, eccetera, ed interventi chirurgici, il servizio trasfusionale della ASL di Frosinone si rivolge a tutta la popolazione della provincia di Frosinone per aiutare a fronteggiare questa emergenza. Per venire incontro alle esigenze di tutti i donatori, si comunica che la sala donazioni dell'ospedale Spaziani di Frosinone, questa lo metto per inciso, non si trova nella sala nell'ospedale, ma pensi nella sede della ASL. Perfetto. Sarà aperta dalle ore 8 alle 16:30 fino al termine dell'emergenza. La sala donazioni dell'ospedale di Sora sarà aperta anche le domeniche del 24 settembre e 15 ottobre, dalle ore 8 alle ore 12. Perfetto. Allora,
abbiamo dato gli orari, perché sono orari anche particolari, perché come mi spiegavi tu le donazioni vengono generalmente fatte di mattina. Esatto. Proprio per l'emergenza donazioni, per la necessità di sangue che a causa appunto di questo timore della zanzara tigre sono aumentate le necessità, per urgenza è stato anche introdotto un orario pomeridiano. Quindi invitiamo tutti coloro che sono sensibili all'argomento e anche a coloro che fino ad ora non lo sono stati, vogliamo essere stimolo, a donare per questo mancanza. Continuo, giusto per dare i dettagli tecnici, perché è importante una volta che uno va a donare che sia in condizioni fisiche di poterlo fare, perché se già uno va, che si è bevuto il bicchierino, ha assunto il latte la mattina, ha assunto sostanze grasse tipo formaggi, latticini, roba fritta, viene automaticamente escluso. Allora quindi cosa viene consigliato? Di assumere, non andare assolutamente a digiuno, perché andare a digiuno praticamente con l'avanzare dell'orario nella mattinata provoca l'abbassamento della pressione, e se uno va con la pressione bassa non ti leva nessuno il sangue, perché sennò vai soggetto a svenimento. Ecco. Va bene. Quindi oltre ad assumere tè, caffè, succo di frutta, chi ne sentisse la necessità può assumere anche fette biscottate con marmellata, frutta fresca, pasta condita con pomodoro fresco, senza burro o soffritti, pane, prosciutto crudo, sgrassato. Questo per ritornare al discorso delle sostanze grasse, che è importante. Bene. Non è importante dare queste indicazioni, perché non c'è ancora troppa coscienza, no? Vado a donare il sangue, ma non dovrò mangiare, meglio che, come le analisi, ma è meglio che sto a digiuno. Invece sembrano cose scontate, è un falso mito. Ci sono degli animali al cafferino. Capita anche questo, Mario, è il bello della diretta, stai tranquillo. Giuro, guarda, sono abbassato. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Ci crediamo. Ecco, il vicepresidente è stato colto in flagrante, abbiamo detto spegnete i cellulari e le suonerie, lui non era attento, però è molto attento riguardo quello grazie di cui stiamo parlando, già, va bene, grazie, ecco, grazie. La comprendiamo. Allora io vorrei un attimo sentire il presidente per intanto capire quali sono le attività dell'Avis Comunale di Frosinone, perché c'è la vostra attività principale per cui l'Avis è conosciuta, donazione sangue. Io vorrei che lei mi parlasse un po' di come iniziare anche il percorso di donatore, dove recarsi, cosa fare, so che c'è una tessera, un qualcosa del genere di appartenenza, e poi che insomma ci illustrasse anche quelli che sono gli altri ambiti, perché so che voi vi occupate anche di donazione di organi, di midollo osseo, eccetera eccetera. Dica un po'. Per essere donatori sangue, quindi bisogna rispettare alcuni passaggi che sono obbligatori. Cioè, anzitutto bisogna approcciarsi alla donazione e essere convinti, no, di voler donare, perché la donazione, ricordiamo, deve essere un gesto volontario, libero, spontaneo, dove mentre in passato si pensava che fosse remunerato, adesso non c'è remunerazione. Quindi è un qualcosa che si fa perché si sente. Perché si sente, no? Perché bisogna essere consapevoli che lo stato di salute di un buon cittadino può essere a disposizione, va messo a disposizione, qualora uno lo potesse fare, nei confronti delle persone che ne hanno bisogno, quindi in caso di interventi, malattie o altro. Perché c'è tanto bisogno. Ce n'è tanto, c'è carenza, c'è a Frosinone, ricordiamoci che Frosinone è in costante emergenza sangue, la nostra regione è in costante emergenza sangue, quindi. E poi il fatto è che l'emergenza sangue comporta che poi la struttura ospedaliera è costretta ad acquistarla, e quindi questo significa dover spendere dei soldi, denaro che nel caso invece Frosinone fosse autosufficiente potrebbe essere investito in altre strutture, acquistando magari strumenti che potrebbero essere messi a disposizione di tutta la comunità ciociara. È che spesso non si ha la consapevolezza di quanto ci sia bisogno, esatto, e di quanto un qualcosa che per noi è scontato, avere il sangue, ci scorre nelle vene, di quanto invece ci sono nel territorio, ma a livello anche nazionale, tante situazioni di salute tragiche, angoscianti davvero, e quanto un
una persona comune, io la chiamo così, no? Un giovane come Emanuela può essere determinante per queste persone che stanno attraversando un periodo, e questo è lo stesso discorso, penso, mi corregga se sbaglio, per la donazione degli organi. Certo che sì. Allora, come vi muovete per questo altro tipo di attività? Allora, per la donazione degli organi è la stessa cosa. Praticamente, siccome a Frosinone, diciamo, c'era prima l'associazione donazioni organi, che adesso non è più reperibile, non ce n'è più, ok? Noi con l'ASA abbiamo, diciamo, stretto una collaborazione, per cui siamo stati riconosciuti come ufficialmente proprio come sì. L'associazione che può essere può fare da tramite verso con la ASL praticamente, e le persone che esprimono la volontà di voler donare gli organi, ok, devono compilare un modulo che noi abbiamo, che ci è stato messo a disposizione, quindi riconosciuto dalla stessa ASL. In questo modulo noi il donatore esprime la volontà, può esprimere la volontà o meno di donare gli organi, ok? Va presentata questa lettera alla ASL di Frosinone e entra in un circolo, in un database, quindi in un circolo a livello nazionale, per cui in qualsiasi momento, ok, che succede qualcosa, la ASL sa praticamente che cosa ha, la volontà che ha espresso quella persona, quindi esonera i parenti o quant'altro in quel momento di voler prendere una decisione, certo. Perché in passato già è stata espressa, per cui se io per esempio ho aderito alla donazione degli organi, io personalmente, sì. Ho così esonerato la mia famiglia, i miei parenti. La decisione è un po' difficile prendere. Esatto, molto delicate. E quindi siete un importante punto di riferimento, sì. Perché insomma, per entrare nel database nazionale e farlo appunto dal territorio in cui si vive, sì. Bisogna riferirsi a voi con l'aiuto dell'ASL, chiaramente. Sì. Allora, io volevo passare ad Emanuela, perché lei è una giovane ciociara, ecco, esatto. Che da tempo milita nell'Avis, adesso ci dirai insomma le tue attività. Io lo so perché mi inviti molto spesso, io purtroppo per questioni di salute tecniche, perché non tutti possono donare, ecco, purtroppo non posso accogliere, diciamo, il tuo invito fattivo, ma questo è un po' il mio modo, il nostro modo per in qualche modo essere un piccolo aiuto, una piccola mano. Da quant'è che sei donatore, da quant'è che militi nell'Avis e che cosa ti ha spinto a farlo? Perché ci sono molte persone, magari molti giovani, che non conoscono appieno l'attività e il bene che si fa. Esatto, allora io innanzitutto sono 4 anni che faccio parte dell'Avis e è iniziato tutto con la mia volontà di aiutare il prossimo, che quello è la cosa principale, certo. Che ti spinge ad entrare in un'associazione del genere. Non avevo mai donato in vita mia, non mi ero mai informata, ho saputo dell'Avis perché comunque è conosciuta da anni, certo. E ho chiesto semplicemente informazioni, mi sono recata all'Avis e ho chiesto informazioni. Siete in via Mazzini? In via Mazzini. Semplicemente ho espresso volontà di donare. Ho preso tutte le informazioni del caso, mi sono legata all'ospedale e ho fatto la mia prima donazione. Ero emozionata, molto, e devo dire che dopo la donazione ho anche pianto, perché comunque è una cosa veramente, veramente bella. Perché vedo gli occhi lucidi, esatto. Anche un po' adesso, sei sì. Veramente un esempio. Io ho voluto proprio appositamente invitarti oggi perché quando un qualcosa si sente esatto. Esce fuori, e quindi ho detto chi meglio di te, insieme chiaramente all'associazione, agli esponenti dell'Avis, chi meglio di te può essere da stimolo per i giovani che ci stanno ascoltando, perché sappiamo che ci sono, che sono tanti. Ragazzi, è importante ed è qualcosa che dà soddisfazione, esatto, vero? Esatto, tanta. Non conosci ovviamente la persona fisica che tu vai ad aiutare, però soltanto l'idea che tu hai fatto un gesto che può essere di aiuto, importante per un'altra persona che ha bisogno, credo che sia una cosa molto bella, no? Quindi da qui ho deciso di entrare come volontaria. Perché? Perché vorrei aiutare lo staff dei senior certo, ad ampliare, la leva ad ampliare un pochettino il
giro, il vostro esatto. circolo. Esatto. E poi che... sensibilizzando i ragazzi, i giovani, certo, no? È questo che ci auguriamo. Emanuela, ti blocco un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con l'Avis. Spot. Radio Day ti fa vivere le emozioni che nessun altro ti può raccontare. Che nessun altro ti può raccontare. Noi vogliamo in alto con il Frosinone. Tu, prova a prenderci. Prova a prenderci. www.radioday.it, la radio ufficiale del Frosinone Calcio. La vita senza musica non è vita. La musica senza musica al centro non è musica. Preparatevi al grande evento straordinario. Dal 18 settembre e fino ad esaurimento scorte, Musica al Centro a Cassino e a Frosinone abbatte internet e vende tutti i migliori marchi di strumenti musicali a prezzo di costo e sotto costo. Non aspettare, corri e fai il tuo affare anche con finanziamenti a tasso zero e senza anticipo. Musica al Centro vi aspetta a Cassino e a Frosinone. Telefono 07 76 31 1905. Telefono 07 75 82 42 51. Per le tue cerimonie ed eventi assicurati l'intrattenimento migliore. Scegli Off Limits Events. Matrimoni e 18 anni, ma anche servizi fotovideo, DJ set, karaoke, service audio e luci. Prenota e partecipa al concorso Party con Off Limits. Info al 333 93 83 458. www.offlimitsevents.com. Quando un cane incontra un gatto. Quando un vaso incontra il suolo. Quando i desideri incontrano le necessità. Alcuni opposti si scontrano, altri si uniscono in qualcosa di nuovo. È arrivato il nuovo X-Max 400. Dal 9 al 30 settembre partecipa al concorso Ride and Smile per vincere il nuovo X-Max 400 e una Yamaha Experience. Montepremi presunto 7.033,61 euro IVA esclusa. Regolamento su yamahamotor.it. Vieni a provarlo. Rossi Moto, a Cassino in via Arignini e a Frosinone in piazza Antonio De Curtis. Telefono 0776 311 360 0775 010075. Buon motociclismo a tutti! Cos'è una sorpresa? È un evento inatteso che coglie impreparati suscitando meraviglia o stupore. Ecco, questa è la sensazione che ti prende quando provi una Hyundai Tucson. Comfort, piacere di guida, tecnologia all'avanguardia, tutto ai massimi livelli della categoria. Perché una Hyundai Tucson è una sorpresa che non finisce mai. Anche nel prezzo, 18.500 euro. Hyundai Tucson, lasciati sorprendere. Scoprila anche nella versione Sound Edition sabato e domenica da Ignarra Motors, in via Monti Lepini a Frosinone al chilometro 6 e 600. Ti aspettiamo! Le partite del Frosinone Calcio, in diretta e in esclusiva su Radio Day. Una seguitissima e prestigiosa vetrina, anche per la tua attività. Riconoscere il tuo marchio durante le sfide del campionato di Serie B del Frosinone Calcio. Abbina il tuo nome alle gesta dei leoni giallo-azzurri raccontati da Radio Day. Non esitare! Per info, chiamaci allo 0775 82 40 58. 0775 82 40 58. Non esitare. Eccoci tornati qui al Cafferino, clienti che vanno e che vengono, e c'è invece chi rimane ed è l'Avis. È l'Avis, stavamo parlando un pochino delle loro attività ancora e stavamo organizzandoci perché Alfredo aveva intenzione di fare una domanda e chiaramente da persona stimolata, no? Da questa ospitata, dire ok, io devo fare un qualcosa che serve a chi è più in difficoltà di me. Qual è la domanda? Vieni Alfredo, avvicinati. Allora, io volevo chiedere, innanzitutto devo complimentarmi perché donare il sangue forse è un gesto, uno dei più, Alfredo, puoi sederti. È uno dei gesti più nobili che possa esistere, però c'è molta confusione in giro, secondo me. Qual è la procedura per poter approcciare e dare il sangue? Io so per esempio già di essere uno di quelli che non lo può fare, perché per l'età, per la pressione alta. Ecco. Qual è la procedura specifica per poter essere effettivamente un donatore? Mario, dici un po'. Allora, si diventa donatori prima di tutto per quella molla che scatta di solidarietà, e questa è la cosa più ammirevole che c'è, in quanto
ce l'ha dimostrato, ce l'ha espresso Emanuela qui e mi ha fatto pure commuovere, perché non lo sapevo che lei appena donato la prima volta c'è uscita la lacrimuccia, veramente questo, vabbè, grandissimo. Si diventa donatori, dicevo, da questo, però poi ci sono anche le regole da rispettare. Prima di tutto la donazione non è un gesto che uno va e si inventa, voglio andare a donare. Veramente è molto difficile, perché bisogna rispettare, oltre ai parametri medici per donare, anche le normative di legge, in quanto già mettiamo i paletti, da 18 anni a 65 anni si può donare, diversamente no. Quando si va a donare bisogna compilare la modulistica giusta, che parte dal rispetto di tutti i parametri, se uno sta bene. Quindi se, come funziona? Quando uno va nel centro trasfusionale, prima cosa ci fanno il test di idoneità. Se ha la pressione minima e massima nel range ottimale, già può donare. Tra i valori della minima, minimo 80, insomma, non mi voglio approfondire, se no poi ci sono dei parametri giusti. Poi c'è il valore dell'emoglobina. Se uno sta potenzialmente in uno stato anemico è impossibile che possa donare. Ci controllano i battiti cardiaci nel range ottimale e basta. Dopodiché il medico dice ok, questo signore può donare, però deve compilare il certificato anamnestico, ovvero la sua storia delle malattie. Se ha subito dei traumi, degli incidenti seri nel corso della vita, ci sono delle possibilità che non potrà mai donare. Quindi bisogna farne buon viso a cattivo gioco. C'è pure da dire che il fatto di andare a donare, poi è vero che c'è un bel gesto di grande solidarietà, però c'è pure si fa un'autodiagnosi. Chi va a donare, diciamo che non dico egoisticamente, ma fa parte delle regole, come si vuol dire. Uno non può fare del bene se già lui stesso non sta bene, no? Quindi lo Stato, sembra giusto. Lo Stato cosa fa? Si garantisce anche al donatore il suo stato di salute facendoci le analisi. Quindi una volta che ha donato ci dà tutto il responso delle analisi, nella periodicità di 2 anni ci fa il test dell'elettrocardiogramma, la radiografia toracica, cioè lo Stato accudisce il suo donatore e praticamente come viene riconosciuto questo? Lo mette in un database, lo stesso discorso del database che noi parlavamo prima con la Presidente della donazione organi, l'Avis, i suoi donatori, dove sono iscritti? Nel database nazionale del Ministero della Salute, dove risulta in qualsiasi momento, tramite il nostro documento di tesseramento, praticamente che quel signore è un donatore ed è un cittadino che gode di buona salute, perché principalmente, guarda caso, è un donatore, che se uno non sta bene non può essere certo, un donatore, certo, è un grande certo, privilegio. Certo. Poi altri paletti non ce ne sono. Non c'è un obbligo, uno può donare l'uomo ogni 3 mesi volendo, ma da 3 mesi in su ogni anno, ogni 2 anni, nessuno c'ha l'obbligo. Voi avete, no. Anche, voi avete anche delle date fisse? Noi abbiamo un calendario. Date. Allora proviamo a dire le prossime date e poi certo. Andremo su quell'argomento di cui parlavamo durante la pubblicità. Le prossime date utili per donare. Allora. Noi abbiamo un calendario annuale stilato sì. Insieme con la ASL, dove i nostri eventi in cui partecipano i volontari dell'AVIS di Frosinone, dal mercoledì 12 aprile noi abbiamo cominciato. Perfetto. Con la ASL che ci ha chiesto, ogni mese, 2 volte al mese facciamo gli eventi di raccolta e sono pubblicizzati tramite pure i pannelli luminosi al comune di Frosinone. Noi abbiamo questo. Io vedo il 24 settembre 24, che è assolutamente vicina, no? 2 volte al mese. Domenica. E noi lo raccomandiamo questo. Mario, voglio fare un po' l'elenco delle date certo. Utili. Domenica 24 settembre, mercoledì 4 ottobre, sabato 21 ottobre, domenica 5 novembre, sabato 25 novembre e poi si arriva fino a dicembre. Il 24 settembre e il 4 ottobre sono le 2 date più imminenti in cui si può donare. Però si può donare tutti i giorni, okay, non mettiamo okay. Limiti perché certo. Questi sono i giorni degli eventi in cui l'AVIS di Frosinone ha creato l'evento proprio per sensibilizzare, pubblicandolo tramite i media, tramite Facebook, tramite vedo che siete i pannelli attivi. Luminosi, tramite i giornali.
perché mo queste sono le date nostre dove noi ci saremo presenti e raccogliamo tutte le informazioni, mandiamo le info generali con tutte le modulistiche, cioè diamo tutto e di più, però ogni giorno si può andare a donare al centro trasfusionale, perfino la domenica, quindi non dimentichiamo che c'è sempre servizio continuo proprio senza interruzioni. Ecco, io vorrei, perché prima ho nominato insomma la tessera del donatore e c'è un po' da specificare, mi diceva la Presidente, vorrei capire qual è la differenza tra una tessera e l'altra, che cosa con questa tessera si può fare, dottoressa, ci spieghi un attimo, io vorrei che Mario passasse il microfono. Allora, praticamente come già accennato Mario, il fatto di andare a donare si può donare liberamente, cioè ci può essere il cittadino che va a donare per conto suo, ok, senza dover essere iscritto a nessuna associazione. Ricordo che la donazione per gli uomini è ogni 3 mesi come prevede il protocollo, mentre per le donne è ogni 6 mesi. Però se uno volesse invece avere il calendario costante, aggiornato di tutte le donazioni, basta iscriversi all'Avis, okay, riempire un modulo che è il modulo della tessera del donatore. Perfetto. E in questo, questo prevede che noi rilasciamo una tessera dove viene annotato praticamente, vengono annotate tutte le donazioni, okay? Quindi è un po' il suo curriculum, certo, da donatore. Certo. La differenza tra un donatore, esistono due tessere nella nostra associazione, una quella di socio collaboratore e quella di socio invece del donatore. Il donatore è colui che va a donare il sangue, okay? Mentre il socio collaboratore è colui che non può donare il sangue, ecco, okay? C'è una differenza. Oppure non vuole, tra virgolette. Okay. Ma vuole essere vicino all'Avis, okay, quindi contribuire con la partecipazione agli eventi, con qualsiasi cosa, oppure con un'offerta, quello che vuole, tanto l'offerta è libera, non ha un vincolo, non è che bisogna pagare un qualcosa, okay? Ci sono le offerte tranquillamente libere. E si è soci collaboratori. C'è Mario qui che mi mostra il suo infinito curriculum all'interno dell'Avis, con orgoglio. Ecco. Noi che cosa, diciamo, nel nostro piccolo cosa abbiamo voluto fare? Praticamente abbiamo voluto regalare, no, un riconoscimento a chi si iscrive e ci riconosce come associazione. Stilando delle convenzioni con una serie di attività commerciali, quindi le persone che si iscrivono con la nostra associazione poi hanno diritto a queste convenzioni, quindi con tutte le varie, diciamo, attività commerciali che hanno partecipato con noi, tra cui Autovision, la Geslan, quindi abbiamo due, poi adesso sono a gustare il caffè del cafferino, esatto, hanno ragione. Che sono molto attivi, per cui ecco c'è di tutto di più. Volevo solo lanciare un appello. Lanciamo e poi andiamo in pubblicità. Ecco che noi stiamo cercando ragazzi, giovani, ecco, o meno già, che vogliono partecipare anche come volontari alla nostra associazione, alle nostre attività. Benissimo. Perché ce n'è veramente tanto tanto bisogno, perché c'è tanto tanto da fare. Siccome le idee e i progetti che abbiamo in via di sviluppo, in via di attuazione sono tanti, da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di voi. Allora lanciamo l'appello direttamente da Se ne parla al bar, che in questo caso è orgoglioso di poter essere il tramite, il canale. Mi raccomando, i giovani che ci stanno ascoltando, fate passaparola, è importantissimo, sì. C'è bisogno di donatori, c'è bisogno di nuove leve. Io ringrazio l'Avis, ringrazio molto.